Enzo, l'hai accesa la camera, te la devo far vedere questa. Scusa se ti ho chiamato, c'hai pure i cacchi tuoi da fa, però no, non si può proprio, mi serve questa cosa. Guarda, qua c'è la prima rampa, è pure segnata, eh? C'è pure il simboletto per i disabili sopra. Scendi il marciapiede, va dell'altra e guarda che spettacolo. Ci si è messo paro sopra. Le rampe per i disabili vanno lasciate libere, non è possibile, stiamo nel 2018, ancora dobbiamo spiegare alla gente queste cose. Solo se chiami i vigili sai quando arrivano poi. E invece, almeno così, li sputtaniamo per tutte le reti, lo mandiamo pure ai telegiornali questo, guarda. Mi dispiace solo che non riesco a beccarlo, lo vorrei vedere in faccia questo qua, guarda. Non è possibile che ci si mette così sopra. Oh, ma scusa, perdonami, ti chiedo proprio scusa, dovevo andare al bagno, mi è presa un attimo d'arsura, con sto callo ti giuro, c'ho bisogno di un gelatino. Te sta a mangiare il gelato. Ma 5 minuti. Sto aspettando perché te sta a mangiare il gelato. Guarda, io c'ho pure zia che sta come te, chi ecco. Meglio di me te può capire. C'hanno tutti azzi in carrozzella, è come amico gay questa. Ma te giuro su quello che c'ho di più caro al mondo. Vabbè, ma 5 minuti di tempo libero, ma quanto ce n'hai? Dai, 5 minuti in più, 5 minuti in meno, sono andato al bagno. Ma che devo andare pure io al bagno, scusa. Ma te potevo fare qualcosa. Perché non ce l'hai il pannolone? Zia, esce sempre col pannolone. Ma io ti ho riconosciuto a te, ma Mirko? Sei Mirko, vero? Ma vaffanculo, va, il pannolone. Te sei quello della televisione. Ma sì, eh? Sì, ma che dovete fare? Scusa, ma è la propaganda live, me lo vedo pure. Mo che ci volete fare questa ripresa? La mandiamo alla sette. La mandiamo alla sette. Da Mentana. La mando da Mentana. No, è un amico, mi rovini in amicizia. Metto proprio all'attenzione di Paolo Celata, che sta pure con te. Pure, con errore tuoi amici, perdo. Ci potevi pensare non prima. Mi salveranno più, mi perdo proprio. Cioè, ce potevi pensare prima. Mi rovini in carriera. Pensaci due volte. No, dimmi quello che... Ti metto la mascherina in faccia. Ti chiedo scusa. Ti riconosco uguale che c'ha la barba. Però ti metto il neretto sugli occhi. Ti chiedo scusa, sono disposto a fare quello che... Che ti pare per farmi perdonare? Perché capisco, erano 5 minuti però, erano 5 minuti. E non lo so, dimmi, ti chiedo scusa, ti porto all'aeroporto a gratis. Non ci devo andare all'aeroporto. No, non parti mai. Sì, parto ogni tanto. Ti prego. Mi è venuta un'idea? Spegni sta telecamera un attimo. Mirko, solo per te, Allora, il 15 luglio 2018 a Piazza del Popolo, Disability Pride. È importante. È importantissimo. È la giornata, è la festa per i diritti delle persone disabili. Ma siete invitati tutti perché è la festa di tutti. Stanno bene? Stanno benissimo, bravo. E dai, bravo. Il 15 luglio, ripetemolo. Ci saremo tutti, dai. Ci saremo tutti al Canal del Sole? Ok, benissimo. Così stiamo un po' più freschi. Certo. Va bene così? Così mi perdoni? Vieni pure te, Come vengo pure io? Come no? Vieni pure te sì. Ho fatto tutto quello che mi ha detto te fa. Ho capito, ma che è la festa tua il 15 luglio? Vieni pure te. Sì, la festa mia è il 15 luglio, la verità io pensavo andare a mangiare un pesciolino a Fiumicino. E vatti a mangiare il pesce, però il video lo mando a Mentana allora. No, vabbè, allora ci sto pure io il 15 luglio per i diritti delle persone con disabilità. Ma ci divertiremo tutti, sarà la festa di tutti. Va bene. Venite numerosi, dai. Ottimo. Che dici te? Pace interiore. Vai in pace allora. Va. Allora me ne vado? Vai allora abbiamo fatto pace? Vai in pace, abbiamo fatto pace. Te voglio un mondo del bene. E io a te. Me ne sto a sciogliere tutto, che è pure buono fuori. Disability Pride! Non puoi mancare! Pace interiore, Mirko! Pace interiore, ragazzi! Voglio bene!